Buonasera a tutti. In attesa che si colleghino i nostri ospiti, vi introduco l'argomento di questa sera, che è il dottore di carta, cioè un'applicazione particolare della radionica. Cercherò di fare una breve introduzione ricordandovi, che la radionica, come la radiestesia, funziona su canali energetici e quindi ha questo tramite di canali energetici sottili, cioè parliamo di energie sottili. Ricorderete come vi avevo illustrato la divisione che io faccio delle energie, cioè energie forti, deboli e sottili. Le energie forti sono quelle che conosciamo, per esempio la corrente elettrica. Le energie deboli sono, ad esempio, il campo magnetico statico terrestre. Le energie sottili sono tutte quelle energie che noi non percepiamo, percepiamo usualmente con una strumentazione, possiamo percepirle però con una serie di recettori che ogni organismo vivente ha. A questo proposito, ricorderete le energie telluriche, gli scorrimenti tellurici di cui abbiamo parlato, le linee sincroniche, ad esempio, e anche se sono dei canali energetici sottili che collegano la nostra Terra addirittura con l'universo, secondo alcuni autori. E quindi, partendo dal presupposto che, secondo la teoria del Big Bang, cioè dell'esplosione, l'espansione iniziale dell'universo, tutta la materia è stata creata in un unico istante, evidentemente tutta la materia, scusate, è collegata. E quindi noi tutti siamo collegati con questi canali. La radiestesia e la radionica funzionano appunto per il tramite di questi canali e la radiestesia principalmente percepisce, diagnostica questi canali. Con la radionica invece noi possiamo su questi canali mandare informazioni. Le informazioni viaggiano comunque sui canali, stanno viaggiando anche adesso su questi canali elettronici. Io vi sto parlando tramite un modem wifi o un computer, che si incaricano di portare la mia immagine e la mia voce fino a voi. Analogamente funzionano questi canali energetici sottili. Questa sera vorrei parlarvi del dottore di carta. Una cosa che probabilmente conoscete è un apparato che si compone di una serie di disegni geometrici, ognuno con una sua specifica funzione e tramite questi circuiti geometrici è possibile caricare di informazione l'acqua, l'informazione che è contenuta in ogni particolare circuito geometrico, e tramite quest'acqua assumerla nel nostro organismo e quindi trasmettere questa vibrazione al nostro organismo, all'acqua del nostro organismo, che poi si incaricherà di fare tutte le operazioni di ristabilimento dell'equilibrio energetico del caso. Voi sapete che uno stato di disequilibrio di un organismo vivente, di una struttura organica, per meglio dire, è quello che usualmente si chiama malattia. Le malattie originano anch'esse dai piani sottili. L'uomo è formato poi da vari altri corpi, lo sapete, i cosiddetti corpi sottili, che lo mettono in comunicazione con queste vibrazioni sottili. E una serie di vibrazioni negative che si possono introdurre per il tramite di questi corpi si vanno a poi impiantare nell'organismo fisico vero e proprio e causano il disequilibrio. E quindi l'aspirazione di ognuno sarebbe avere un perfetto equilibrio e quindi una perfetta salute. Non è facile perché siamo esposti a tantissime forze esterne del nostro mondo moderno che si incaricano di mettere in disequilibrio questo organismo, il nostro organismo, e noi dobbiamo cercare di fare di tutto per poter mantenerci in equilibrio e quindi in buona salute. Vi presento il dottore di carta, come usualmente lo potete trovare in giro, come lo conoscete. Qui vedete questo circuito geometrico nel quadrato di destra con un puntino al centro.
Questo circuito geometrico fa parte della serie dei circuiti del dottore Ricarda, si chiama Pronto Soccorso, First Aid in inglese, ed è quello che può essere usato per qualsiasi diciamo, di operazione appunto di pronto soccorso. Come si adopera? Si mette una calamita sotto il punto dell'interno del disegno o si orienta verso il nord. Quindi allineandolo in maniera artificiale o in maniera naturale alle linee di flusso del campo magnetico statico terrestre. A questo punto si poggia un bicchiere con la base piatta, non un bicchiere a calce, centrando il suo fondo sul puntino, in modo che il puntino sia al centro esatto del fondo del bicchiere. Si mette un cucchiaino da tè di acqua nel bicchiere. Si lascia agire per 5 minuti, si beve poi quest'acqua, si ripete questa operazione, si rimette il bicchiere sul disegno, lo si riempie di nuovo con un altro cucchiaino da tè di acqua e si beve. Si aspettano questa volta 15 minuti, si rifà la stessa operazione, si beve di nuovo l'acqua. Se il rimedio funziona, i sintomi spariscono entro 30 minuti, oppure in questi 30 minuti ci deve essere un cambiamento significativo dell'organismo, dello stato dell'organismo. Se non succede nulla, come vedete, il rimedio non è corretto, oppure la persona è prevenuta, cioè oppone delle resistenze. Questo è quanto potete trovare, diciamo, in rete o su varie pubblicazioni a proposito del dottore di carta. Seguono poi tutta una serie di schemi. Non è precisamente così, lo approfondiremo questa sera e vedremo come. Allora, innanzitutto vorrei darvi alcune nozioni di base che ci serviranno per capire meglio quello che poi vi dirò. A proposito del dottore di carta, i sistemi complessi. Cosa sono i sistemi complessi? Sono sistemi composti da un grandissimo numero di elementi in collegamento fra loro, che sono talmente tanti che non ci consentono di capire che azioni svolgono tra di loro. Possiamo vedere solamente il comportamento del sistema a un livello superiore tramite i cosiddetti fenomeni emergenti. Una cosa interessante però è che questi sistemi complessi sono auto-organizzanti, quindi essendo in comunicazione tra loro, hanno delle azioni di retrofeedback che li mettono in grado di apportare delle correzioni al loro comportamento. Sono ridondanti, cioè c'è un gran numero di elementi di questo sistema che si possono sostituire ad altri se questi altri smettono di funzionare. Sono resilienti. E quindi riescono ad assorbire molte pressioni dall'esterno senza collassare, cioè senza smettere di funzionare. E poi con una frase molto colorita si dice che stanno sempre in equilibrio sull'orlo del caos, perché se aumentano le pressioni dall'esterno viene superata la soglia di resilienza e quindi il sistema poi collassa, ma non sparisce, si trova semplicemente un altro punto di equilibrio. Ad esempio, conoscete tutti la scomparsa dei dinosauri. Il sistema dei dinosauri è stato un sistema complesso che per tutta una serie di ragioni, non ultima, o se vogliamo ultima, il colpo finale, la caduta del famoso asteroide, quindi l'ecosistema in cui vivevano i dinosauri ha subito talmente tante scosse che i dinosauri sono estinti. Ma il sistema ha trovato un altro punto di equilibrio perché l'estinzione dei dinosauri ha favorito diciamo così, lo sviluppo dei mammiferi, dai quali poi discendiamo noi, siamo discesi noi, e perché eravamo meglio attrezzati per affrontare quelle nuove condizioni che si erano formate nel sistema Terra. Il fatto di essere ridondanti, vi do qui semplicemente una piccola informazione, è già presente su un organismo vivente, non tutti gli organismi viventi sono ridondanti, noi per esempio abbiamo due polmoni, due reni, ma un solo cuore, e quindi chiaramente non c'è nessun altro organo che possa sostituirsi a un cuore che smette di funzionare, o abbiamo così, abbiamo, alla stessa maniera abbiamo un solo cervello. Esiste però un microorganismo che si chiama Deinococcus radiodurans, che è capace di resistere alle radiazioni nucleari. Come fa?
Semplicemente lui ha molte copie nel suo genoma, dei vari geni che compongono il genoma, ed è capace di ricombinare i geni che vengono spezzati dalle radiazioni nucleari. Questo gli permette di sopravvivere. È una forma di evoluzione che ha portato alla sua sopravvivenza anche in queste condizioni estreme sulle quali la maggior parte, il 99% degli organismi, soccombe. Ovviamente i sistemi complessi fanno parte di una rete che li mette in comunicazione tra di loro. Le reti poi hanno delle particolari caratteristiche che adesso non vi sto a spiegare, non è un argomento. Pensate però ad esempio a questa, che è una rappresentazione di una rete ecologica degli animali marini del Nord Atlantico. Vedete che a un certo punto le linee si inspessiscono perché vanno a cadere in alcuni organismi, alcuni pesci in questo caso, che sono fondamentali per tutto l'equilibrio. È ovvio che se voi iniziate a pescare tutti quei pesci che sono in quel punto lì, la rete verrà molto alterata. Infatti questo è successo con la pesca del merluzzo in Nord Atlantico, che è stata talmente spinta da far calare il numero di merluzzi che non si sono più ripresi. Infatti molte città costiere degli Stati Uniti che vivevano di questa pesca hanno dovuto cambiare poi tipo di pesca o cambiare proprio occupazione perché i merluzzi sono decaduti in maniera spaventosa, rischiando quasi l'estinzione. Quindi le reti sono anche molto delicate perché hanno dei punti nodali che si chiamano hub, cioè proprio dei centri che sovrintendono al funzionamento generale della rete. Un'ultima nozione è quella di campo di forza. Un campo di forza è una regione dello spazio dove agisce una forza statisticamente uniforme in intensità o direzione, ad esempio la forza di gravità. E il campo gravitazionale, la forza di gravità è quindi il campo gravitazionale, il campo magnetico naturale, che ci verrà utile dopo per fare alcune considerazioni, la risonanza di Schumann, i raggi cosmici che non sono estremamente stabili, ma comunque sia possono essere considerati statisticamente stabili. Poi però ci sono dei campi di forza informazionali, perché possono portare anche informazioni. Ad esempio pensate alla cache, ai campi morfogenetici di Sheldrake, questi scorrimenti energetici di cui parlavamo prima, oppure un campo elettromagnetico del modem wifi che sta trasmettendo la mia voce e l'immagine della diapositiva. Anche questo, in questo momento, dove sono io, è un campo di forza che si somma agli altri, chiaramente. E una cosa interessante è questa. Queste sono considerazioni di biologia quantistica che vi risparmio. C'è un esperimento, questo esperimento di Jardine, che qui è citato da Emilio Del Giudice, un fisico scomparso qualche anno fa, ma estremamente simpatico, ripeto, nelle sue conferenze, nelle sue spiegazioni. C'è un qualche cosa nel nostro organismo che fa funzionare le cellule, quindi apre o chiude i canali ionici, che sono i canali di comunicazione delle cellule con l'esterno nel nostro corpo, in modo da far entrare le sostanze che devono entrare e non far entrare le sostanze che non devono entrare. Questi canali ionici sono modulati dalla presenza di un campo magnetico statico, che nel nostro caso è il campo magnetico statico terrestre, naturale, cosiddetto, e dalla contemporanea presenza, quando accade, di un campo elettromagnetico parallelo al primo. Se questo campo elettromagnetico che è incidente, che arriva, diciamo, arriva dall'esterno o dall'interno del corpo, raggiunge una certa frequenza che è uguale alla frequenza di ciclotrone cosiddetta della cellula, è una frequenza determinata dal moto degli elettroni che compongono gli atomi della cellula, si vengono ad aprire o a chiudere questi canali ionici. E chiaramente se le cose vanno bene, si aprono i canali ionici che devono aprirsi, se le cose vanno male, non si aprono questi canali ionici e a questo punto subentra un disequilibrio nella cellula stessa e quindi nell'organismo. E una cosa interessante è che, per esempio, un'applicazione di questi campi magnetici statici, assieme ai campi magnetici elettromagnetici che vengono prodotti anche all'interno dell'organismo, dalle molecole di acqua nel loro
diciamo così, unirsi in clatrati, in molecole più grandi, si chiamano clatrati. Qui ci può essere una forza elettromagnetica endogena, quindi che viene spinta dall'interno dell'organismo, così come ci potrebbe essere una forza magnetica esogena, i raggi cosmici, la risonanza di Schumann o addirittura le mani di un pranoterapeuta. Questo è uno scienziato che dice queste cose. E infatti sapete che ci sono tantissime applicazioni dei cosiddetti biomagneti che in effetti fanno proprio questa cosa, cioè vanno ad implementare il campo magnetico terrestre o localmente mettono in funzione un campo di forza magnetico particolare che porta dei benefici perché si va a sommare, aumenta l'intensità, i campi magnetici naturali a cui è sottoposto comunque l'organismo e quelli elettromagnetici prodotti dallo stesso organismo. Una cosa interessante anche è questa, io la propongo sempre. Viene proprio dai Vangeli, i grandi guaritori, beh, certo, il Cristo è stato il più grande guaritore di tutti, assieme ad altri, ai nostri santi e ad altri personaggi di altissima levatura energetica. Nel Vangelo conoscete sicuramente il miracolo della donna, a cui il Cristo dice: "Vai donna, la tua fede ti ha guarita". La cosa interessante è che dei quattro Vangeli canonici, solo in uno, in Marco, viene riportata una cosa particolare che negli altri non c'è. Ad esempio, qui vi ho messo Matteo. Matteo dice semplicemente: ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni, gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste, perché diceva fra sé: se riuscirò anche solo a toccare la sua veste, sarò guarita. Gesù, voltatosi e vedutala, le disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Marco lo descrive più dettagliatamente. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto, scusate, da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito perché diceva: se solo tocco le sue vesti sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella si sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. E allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Cosa significa? Attiro la vostra attenzione a questa potenza che Gesù sente uscire da lui. Questo non è un miracolo volitivo come gli altri descritti nel Vangelo. Come per esempio Lazzaro vieni fuori, oppure il cieco a cui Gesù dice di andare a fare un impacco con il fango di una certa fonte perché facendo questo poi sarebbe guarito. Qui esce una potenza da lui, perché nella mia interpretazione quantistica, scusate, succede questo: la donna è talmente allineata al pensiero di guarire, che toccando la veste di Gesù si collega con la parte divina di Gesù, perché Gesù partecipa della natura divina del Padre, che è onnipotente, quindi quantisticamente racchiude in sé tutte le possibilità possibili, tutti gli stati possibili, tra i quali stati c'è anche lo stato della donna guarita. La donna è talmente allineata su questa frequenza, perché è una frequenza, è una vibrazione, che si va a collegare con la frequenza esistente nella totalità degli stati, avviene quello che si dice il collasso della funzione d'onda, perché sono due frequenze uguali che si sommano, e accade proprio questo, cioè che si materializza questo stato, lo stato di guarigione della donna. E quindi è anche molto importante, ovviamente, nelle guarigioni o quantomeno nel riequilibrio energetico delle strutture organiche, che ci sia un fortissimo desiderio, una fede, un allineamento mentale estremamente preciso.
Qui ci sono altre considerazioni sul fatto che una volta ritenuta una forza, ogni sostanza avesse una sua forza. Per esempio, il papavero aveva la vis dormitiva. Questa Molière ironizza su questi dottissimi dottori dei suoi tempi. Però la potenza del Cristo, la virtus, la vis, questa proprietà o forza intrinseca che non vediamo o tocchiamo, ma ne possiamo constatare solo gli effetti, è un qualcosa di sottile, appunto. È questo che quello che ci interessa vedere questa sera. È importante anche la geometria del sistema, perché voi sapete benissimo, a parte queste considerazioni di meccanica quantistica, che i solidi emettono una onda di forma. Una per tutte le piramidi, ad esempio. Le piramidi al loro interno hanno la capacità, con le loro proporzioni, di emettere alcune frequenze informazionali che poi servono a guarire. Ma anche nell'architettura, il rapporto aureo è un qualcosa che non riusciamo a cogliere come bellezza. Perché? Perché ha una sua frequenza che evidentemente ci va a sollecitare alcuni recettori che per noi sono deputati a vedere la bellezza. Ci sarebbe da fare una considerazione, ma la faremo magari un'altra volta, questa sera non abbiamo tempo. E quindi se i solidi platonici, un sistema tridimensionale come le piramidi, emette un qualche cosa, emette una vibrazione che è capace di trasportare informazioni che a loro volta fanno un effetto sulla struttura organica, un sistema geometrico bidimensionale può fare la stessa cosa, può fare la stessa funzione, e qui arriviamo al nostro lettore di carta, che è stato scoperto da questo signore, questo Malcolm Ray, che era un infermiere. E cominciò a studiare, era appassionato all'omeopatia, e cominciò a studiare il problema di produrre un rimedio omeopatico puro. Perché sapete che un rimedio omeopatico viene prodotto con alcuni processi che ormai sono processi molto, molto evoluti, ma che contengono sempre delle tracce di impurità, forzatamente. Malcolm Ray voleva produrre un rimedio omeopatico puro. E si mette a studiare, qui vedete una serie di diciamo nominativi, identificativi dei circuiti di Malcolm Ray. Vedete che da A all'allergia, alla A, potete vedere alla R raffreddore, ma anche repellente insetti, addirittura ringiovanimento. Potete vedere un malumore nella seconda colonna in alto. Se vado più in basso, potete vedere alla T traumi. Vari tipi di mal di testa, mal di denti, sovrappeso addirittura, eccetera. Sono stati messi a posto partendo però da questa indagine che Malcolm Ray aveva fatto per produrre un rimedio omeopatico puro. Come ha fatto? Le istruzioni del dottore di carta dicono che non bisogna stare a pensare se funzionano o non funzionano, o giudicarli con una visione newtoniana, qui dicono, ma bisogna solo provarli. E quindi provarli scusate, in una visione einsteiniana oppure quantistica, come dico io, per avere una risposta quantistica. E allora, partendo da tutta una serie di ricerche che erano stati fatti a partire dal periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale in avanti, da una serie di radiestesisti, era emerso che ogni sostanza aveva un suo campo di energia, o un campo di forza, se volete, o una firma energetica propria di ogni sostanza, ed era dovuta alla sua vibrazione informazionale. E quindi questi radiestesisti avevano individuato tutta una serie di, diciamo, di frequenze che erano associate ad ogni elemento. E ogni elemento aveva la sua firma, che era diversa da tutti gli altri, no? E quindi questa firma, come vedete, la mettono in inglese tra virgolette, rappresentava la forma e diciamo la sostanza di questo campo energetico. Allora,
radiestesisti chiaramente avevano anche visto che materiali contaminati avevano diversi campi energetici, perché venivano fuori queste firme energetiche o questi campi informazionali, venivano fuori dalla sovrapposizione di due vibrazioni, le vibrazioni che rappresentavano la sostanza e le impurità. Ad esempio, quando andavano ad analizzare una sostanza in una provetta di vetro tappata con un tappo di sughero, si trovavano di fronte a tre campi che erano uno della sostanza, uno del vetro da cui era costituita la fiala e il terzo dal sughero da cui era costituito il tappo. Malcolm Ray cosa fa? Malcolm Ray allora dice: benissimo, vediamo una cosa. Se io, siccome lo collegavano anche al campo magnetico terrestre, quel campo magnetico statico che dicevamo prima, diciamo, la possibilità di emettere questa frequenza, Malcolm Ray cosa fa? Prende una circonferenza graduata, qui ne vedete un pezzettino, molto grande, quindi con delle divisioni molto, molto, molto precise e molte divisioni ovviamente, e su questa circonferenza dove c'è il segno più, mette lo zero di un righello graduato, supponiamo che fosse un righello da 1 metro, e sempre su questo righello, il righello era imperniato nel punto più, quindi poteva mano a mano ruotare di 1 grado, di mezzo grado, di 2 gradi, eccetera, eccetera. Su quel punto più, e quindi allo zero del righello, veniva messo una fialetta contenente una sostanza omeopatica X. E mano a mano si cominciava a far scorrere un pendolino radiestesico lungo questo righello, partendo dal punto 0 fino ad arrivare al punto 100, e dove il pendolino cominciava a muoversi perpendicolarmente al righello, in quel punto veniva segnato un punto sulla circonferenza, sul cartone su cui era stata disegnata la circonferenza. Questa operazione veniva ripetuta per tutti i 360 gradi, anche nelle frazioni di grado, nei quadranti più precisi, e si otteneva così una serie di punti che rappresentavano il confine energetico di quella sostanza, confine energetico bidimensionale. Questa è la citazione tratta proprio da un articolo di Malcolm Ray, che non ha scritto nessun testo, i testi sono stati poi scritti dai suoi allievi più tardi. Allora, come vedete, se questa interazione del campo magnetico terrestre con il rimedio dava origine a questa figura, Malcolm Ray cominciò a pensare che, analogamente, partendo da quella figura e mettendolo sempre nel punto zero, ecco qual è la ragione di quel puntino che poi troverete in ogni schema del dottore di carta, è il punto zero dove era imperniato il righello che faceva quella indagine per stabilire i punti. Veniva fuori una figura, quindi, avendo fatto questa indagine col rimedio posto nella fialetta posta sul punto zero, Malcolm Ray dice: benissimo, allora se ho potuto ottenere questa figura geometrica che è il confine energetico della sostanza, analogamente potrò, mettendo una fiala contenente dell'acqua pura sul punto zero e quindi sul puntino all'interno del mio disegno così ottenuto, potrò caricare di questa informazione l'acqua e quindi ottenere un rimedio omeopatico puro. A questo punto l'acqua era pura all'interno e quindi senza impurità. E questo, andando avanti con gli esperimenti, riuscì a dimostrare a Ray che questo si poteva fare. Naturalmente l'orientamento era molto importante perché scoprirono anche che la massima potenza di caricamento dell'acqua, quindi la massima potenza del rimedio energetico caricando l'acqua, si otteneva quando il circuito era orientato a nord, ovvero sia dal primo punto da cui erano partiti per fare l'indagine con quel righello girevole. Ma questo gli suggerì la possibilità di ruotare di qualche grado rispetto al nord, quindi andando o verso est o verso ovest, e scoprirono che facendo questo in pratica diminuivano la potenza del rimedio e quindi in realtà stavano ottenendo un rimedio diluito,
per cui fecero tutta una serie di esperimenti e trovarono diciamo, la correlazione tra i gradi angolari e la diluizione della sostanza che volevano ottenere, quindi di 30, di 50, eccetera, eccetera. Stiamo parlando sempre di rimedi omeopatici. E quindi questo rimedio proseguì, Martorell, scusate, proseguì nei suoi esperimenti perché diciamo, il procedimento per ottenere queste figure, questi circuiti, era piuttosto complesso, si doveva segnare punto per punto, diciamo, operando di mezzo grado in mezzo grado. A un certo punto lui scoprì che bastavano 8 punti per tracciare il confine energetico di questa sostanza. Gli 8 punti sono legati a tantissime cose. Io qui avevo citato, per esempio, la capanna sudatoria degli indiani pelle rossa, dei nativi americani, che è fatta proprio orientata sulle 4 direzioni principali e sulle 4 direzioni secondarie. Quindi anche qui 8 assi, così come ha fatto Malcolm Roy. Allora vedete che il first aid da una parte e il rimedio per l'insonnia dall'altra, come vengono generati, supponete che diciamo, in quei vertici di quell'ottagono ci siano le misure che sono state prese a nord, a nord-est, a est, eccetera, 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 e vedete che saranno 50, qui dovrebbero essere millimetri, 50 mm da una parte, 58, 34, eccetera, eccetera. Quindi sono iscritti in un ottagono, poi alla fine, e ogni sostanza avrà la sua shape, la sua forma, che è molto differente, come vedete, l'una dall'altra, anche se sembrano delle forme non geometriche. Quando abbiamo parlato di radionica e dei circuiti radionici, io vi ho detto che sono circuiti che funzionano bene quando sono molto precisi nei loro rapporti angolari, ma lì si parla di una cosa, qui si parla di confine energetico di una sostanza, e quindi sono due cose diverse. Per cui, se un circuito radionico può essere allargato o rimpicciolito, ingrandito o rimpicciolito, purché se ne rispettino le proporzioni, avendo chiaramente delle potenze diverse di trasmissione, un circuito Ray deve essere perfettamente identico a come è stato fatto in origine, perché rappresenta il confine energetico. Se variate le proporzioni, non sarà più il confine energetico di quella sostanza. E a questo punto Ray prosegue le sue sperimentazioni, convince che deve essere orientato a nord il circuito, perché deve essere allineato con il campo magnetico della Terra, e quindi a questo punto la sostanza vibrava su una base comune e poteva essere riprodotta. E qual è la procedura generica di uso di questo rimedio? L'abbiamo detto. Bisogna prendere un rimedio, metterci sotto una calamita od orientarlo a nord. Poi metterci sopra un bicchiere, vedete qui si simula in questa figura il fondo di un bicchiere, il fondo circolare di un bicchiere che deve essere orientato tenendo perfettamente al centro il puntino che è riportato su ogni circuito di Malcolm Ray, e poi si fa questa procedura di caricare l'acqua, il cucchiaio di acqua, bere l'acqua, eccetera, eccetera. Questa è la procedura generica, però diciamo che in ogni sostanza c'è una procedura che può variare da una parte all'altra, anche perché qui non parliamo più di rimedi omeopatici, ma parliamo di figure geometriche che sono state poi messe a punto a partire da una serie di componenti omeopatici riguardo agli effetti che potevano avere. Poi le sperimentazioni sono andate avanti e quindi addirittura si è passati a cose oltre al rimedio omeopatico stesso. Come vedete, questa figura, che è per le ferite fisiche, per i traumi fisici, si può fare un utilizzo di questo tipo, il pronto soccorso, ma è proprio più adatto per i traumi fisici, e quindi si può adoperare così. Gli indicatori saranno lesioni del tessuto, dolore, eccetera, eccetera. E qui bisognerà fare una procedura. Come
Come vedete, non più 5-5-15, ma qui questo ripeto va preso due volte di seguito ogni 15 minuti. Quindi praticamente va caricato per 5 minuti, bevuta l'acqua, ricaricato per altri 5 minuti, bevuta l'acqua, poi dopo 15 minuti va ripetuta. Caricato una prima volta l'acqua per 5 minuti, bevuta, caricato una seconda volta l'acqua, bevuta, e quindi arrivare alla remissione del sintomo, altrimenti si può proseguire. Ovviamente non è detto che questo sintomo questo rimedio, scusate, funzioni immediatamente. Come avete visto all'inizio, ci potrebbe essere una resistenza. In questo caso bisognerà o calcolare dei rimedi alternativi, e quindi provare altri circuiti tipo pronto soccorso, traumi sportivi o il dolore, come vedete qua, oppure si potrebbe anche provare un paura, eventi traumatici, umore, sono tutti altri circuiti, ma addirittura si potrebbe provare un rimedio che stimola la guarigione, si chiama stimolando la risposta alla guarigione. Ovviamente questo è un qualcosa da prendere in condizione di emergenza. Il dottore di carta era stato proprio messo a punto per condizioni di emergenza e di laboratorio. Non esclude ovviamente l'intervento di un medico, che sarebbe sempre il caso di seguire. Sono coadiuvanti che possono sicuramente svolgere la loro funzione. La resistenza, scusate, insonnia, qui vediamo, per esempio, anche qui vedete che c'è una posologia diversa. Prepara e bevi questo rimedio a intervalli di 15 minuti finché non ti senti assonnato. Il rimedio quindi qui andrebbe preparato una volta. Se soffri di insonnia cronica, prepara e bevi il rimedio due volte di seguito prima di andare a letto. Usato ogni notte per 4-5 notti consecutive, potrebbe aiutare in modo significativo. Anche qui, se non si riscontra alcun miglioramento dopo tre bicchieri di questo rimedio, passare al più appropriato tra i rimedi alternativi che vedete elencati qua sotto: malumore, preoccupante, troppo agitato, stanchezza, oppure utilizzare resistenza. Il rimedio resistenza è un rimedio generico per proprio indebolire, per abbassare le resistenze che una persona potrebbe avere nel, diciamo così, cercare un riequilibrio del proprio organismo tramite un'acqua caricata. Caricata, cioè, boh, da che cosa? E pronto soccorso è un altro circuito, come vedete anche lui ha il suo bravo puntino al centro, quel puntino centratore del fondo del bicchiere. Il bicchiere deve essere a fondo piatto, perché deve, diciamo così, mettersi in questo campo energetico, che è un mini campo di forza, ecco perché all'inizio vi ho parlato del campo di forza. In questa regione dello spazio, così definita da questo confine energetico, agisce una forza che è la forza vibrazionale, la firma vibrazionale di quella sostanza. E quindi viene trasmessa all'acqua, perché quando il bicchiere è poggiato, centrandolo in quella maniera, assorbe tutta la vibrazione che è propria di quella sostanza quando forma questo confine con quelle precise misure che sono state in origine definite dagli esperimenti di Malcolm Ray. Dunque, questo first aid, come dicevamo, è un pronto soccorso, quindi è, diciamo, utile per condizioni di emergenza. E gli indicatori speciali possono essere colpi proprio fisici al corpo, shock inaspettato alla mente, improvviso sconvolgimento emotivo, è proprio un pronto soccorso. Come si usa questo? Anche questo, preparare e bere il rimedio ogni 15 minuti finché uno non si sente ristabilito. E spesso, nelle notazioni qui c'era, bastano due o tre bicchieri. Smettere di usare il rimedio appena uno si sente meglio. Per non provare, per non creare sovraccarichi. E se non si riscontrano miglioramenti dopo tre bicchieri di questo rimedio, passare a quello più appropriato, va scelto, tra i rimedi alternativi elencati di seguito, e quindi o utilizzare resistenza. I rimedi alternativi sono lesioni fisiche, eventi traumatici, dolore, paura, malumore, stress. Sono tutti
Sono tutti circuiti più o meno equivalenti che potrebbero avere un effetto migliore rispetto a questo se questo non funziona. C'è addirittura un rimedio per la paura, come vedete, e qui niente, utilizzare questo rimedio per esempio quando si ha paura di andare dal medico o dal dentista, che è una paura seria, prima di un esame o di un colloquio, quindi qui più che altro è uno stato, come vedete, di alterazione psicofisica. E non è proprio perché si prova una paura in quel momento, è una paura di un evento che dovrebbe accadere. Anche qui, se questo non funziona, ci può essere per esempio il rimedio attacchi di panico, che è una cosa leggermente diversa. C'è una nota che dice: spesso è difficile distinguere tra paura e ansia. Come qualcuno ha detto, l'ansia è solo paura diffusa. Se pensi di essere ansioso piuttosto che pauroso, va bene. Questo rimedio e gli altri consigliati in questa pagina possono comunque aiutare. Quindi, tra le righe, viene detto che comunque sia serve una certa centratura e soprattutto una certa fiducia in questi rimedi. La fiducia è fondamentale. Come vedete, come si usa questo rimedio? Qui vedete, preparare questo rimedio due volte di seguito e stavolta aspettare 20 minuti. Se la paura persiste, provare un altro rimedio, attacchi di panico. Appena chiaramente passa lo stato di paura, smettere di usare il rimedio. Ci potrebbero essere però anche altri rimedi alternativi da considerare, tipo il malumore o il pronto soccorso, il first aid. Resistenza è quello che dicevamo, è un po' il rimedio principe per vedere se effettivamente questo rimedio che non ha funzionato è dovuto a una resistenza del soggetto. E quindi la resistenza al cambiamento, vedete, è una risposta sana dell'organismo umano che di solito preferisce continuare ciò che ha funzionato in passato piuttosto che scommettere sull'ignoto. Ma a volte la resistenza è una risposta inappropriata, ad esempio può essere testardaggine. E quindi la testardaggine ignora le informazioni, questo è molto importante. Le persone che tendono a frenare la loro espressione emotiva, le persone che sono profondamente scettiche riguardo alle idee contenute in questo libro, il libro è il dottore di carta, il libro originale. Dunque, riguardo alle idee di questo libro, le persone che di solito razionalizzano i loro sentimenti hanno probabilmente bisogno di questo rimedio resistenza prima che i rimedi Paper Doctor funzionino per loro. Queste persone non saranno impressionate dai rimedi di Paper Doctor a meno che non sperimentino cambiamenti radicali nell'usarli. Ma queste persone di solito non subiscono cambiamenti drammatici da nessuna esperienza di vita, sono proprio resistenti, appunto, è come se sapessero difendersi con successo dal cambiamento. Questo rimedio può aiutarli a superare una resistenza inappropriata. E quindi qui c'è una serie di elencazioni di condizioni in cui usare questo rimedio e vediamo invece la posologia, ecco come usarlo. Preparare e bere questo rimedio tre volte consecutive questa volta, come vedete ci sono state due volte, tre volte, e poi attendere 15 o 30 minuti per vedere cosa succede. Se stai tentando di alleviare un sintomo specifico, si potrà verificare una delle seguenti situazioni. Il tuo sintomo migliorerà. Per migliorarlo ulteriormente, torna al rimedio che avevi usato in precedenza. Il tuo sintomo scomparirà. Bene, metti via il libro, dicono, hai finito. Scoprirai di avere emozioni inaspettate, dopo aver provato queste emozioni, il tuo sintomo migliorerà. È probabile che ciò ti accada se ti ammali per la prima volta dopo aver attraversato uno stress inevitabile o un evento emotivo. Un raffreddore psicologico o un mal di testa da stress sono buoni esempi di questa circostanza. Ovviamente, come vedete, resistenza, sì, oppure non succede nulla, qui vanno avanti nel testo originale a descrivere tutta una serie di possibilità che ci possono essere. E stimolare, questo mi sembra interessante, invece stimolare questo rimedio, stimolare la risposta alla guarigione. E qui è un rimedio generico, utilizzare questo rimedio se si ha qualche malattia, quindi qualche disequilibrio organico. Questo rimedio fornisce uno stimolo a breve termine a tutti i sintomi del tuo corpo.
funziona attivando la risposta di guarigione del tuo organismo, quell'intelligenza interiore che conosciamo tutti, che regola i tuoi meccanismi di difesa e preserva il tuo corpo da invasioni e malattie. La risposta curativa è anche conosciuta come il guaritore interiore o la forza vitale, il chi o il potere curativo della natura. E quindi anche qui si può provare questo rimedio generico. E vediamo qual è la posologia. Ci sono rimedi alternativi anche qui da considerare. Allora, dopo aver bevuto un rimedio peperdotto, potresti essere sorpreso. No, funziona delicatamente. Non c'è la. Come usare? Prepara e bevi questo rimedio ogni volta che usi la prevenzione dal freddo, influenza o influenza di stomaco. Ti aiuterà a accelerare il tuo recupero. Ovviamente può essere usato anche altre volte. Quindi qui ti dice di farlo una volta sola, tra le righe. Una cosa importante che mi viene in mente, poi continuiamo, è questa. Come vedete, il fatto che vi avessi detto prima dell'allineamento mentale della donna nella parabola di Marco significava proprio questo. È chiaro che qualsiasi medicinale o qualsiasi rimedio peperdotto o qualsiasi cosa vogliate voi funziona meglio, o diciamo che funziona proprio tout court, se voi ci credete. Il vostro allineamento mentale è fondamentale perché altrimenti mettete veramente in azione le resistenze inconsce che vanno a portare in dissonanza qualsiasi vibrazione benefica che vi possa essere. Diciamo somministrata. Pensate appunto alla donna che aveva questa grandissima fede che se solo avesse toccato la veste del Cristo sarebbe guarita. Beh, non pensava alla possibilità di non guarire, era assolutamente concentrata sulla possibilità reale di guarire. Questo è un po' l'antico modo di pregare che vedete nei testi di Greg Braden. Beh, non bisogna pregare per ottenere. Perché se si prega per ottenere c'è sempre qualche cosa, c'è sempre qualche vibrazione dissonante, la paura sottostante di non ottenere. Bisogna ringraziare per avere già ottenuto, immergendosi nello stato d'animo più perfetto possibile, che quell'evento che noi desideriamo è già ottenuto. Noi siamo lì. L'evento è già avvenuto, abbiamo già ottenuto quello che volevamo. E siamo in questa situazione, in questa configurazione energetica, e quindi ci sentiamo, per esempio, lo stregone, lo sciamano pelle rossa che fa la danza della pioggia, non prega per la pioggia, ringrazia la pioggia. Quindi lui sente che è già piovuto e quindi è tutto bagnato, ha i piedi nel fango, la terra sta assorbendo quest'acqua e ha freddo probabilmente perché l'acqua scorre sul corpo, sente le gocce dell'acqua che scorrono sul corpo, quindi lui è immerso totalmente nell'accadimento che vuole che accada, perché sta appunto ringraziando perché è già accaduto. E andiamo avanti con le nostre diapositive. E quindi volevo farvi vedere una cosa finale. Questa era tutta la posologia, poi dopo le istruzioni. Ecco, raccomandano di tenere sempre un remedy log su quello che fate, proprio per capire se avete fatto una cosa giusta o sbagliata, per vedere poi dopo in retrospettiva che cosa è successo e che effetto hanno di voi su questi rimedi. La cosa importante è che, dice questo testo, se hai dei dubbi che un rimedio funzioni o meno, vuol dire che non sta funzionando. Perché qui non devi immaginare che un rimedio peperdotto funzioni. O funzionano o non funzionano. Non ci sono vie di mezzo. Se non funzionano, puoi andare a vedere per quale motivo. Per esempio la resistenza o per esempio un rimedio alternativo. Ma l'effetto ci deve essere. Se non c'è, vuol dire che non ha funzionato. Non ci sono da fare tutta una serie di considerazioni diverse. Per esempio, c'è un modo alternativo di usare questi circuiti con la kinesiologia, ma anche con la radiestesia. Beh, poggiare il dito su ogni circuito che tu pensi ti possa andare bene, quando la risposta del pendolo o della kinesiologia è positiva, quello è il rimedio che fa per te. E ci sono poi una serie di considerazioni. Ecco, volevo dirvi questo. Questi circuiti hanno avuto un'evoluzione.
hanno avuto un'evoluzione perché a un certo punto nelle varie sperimentazioni McElroy si rese conto che non occorreva definire il confine energetico geometrico così come era stato fatto in precedenza, ma si poteva con la stessa metodologia individuare una serie di posizioni angolari che poi venivano riportate su questi circuiti circolari che vedete qui, sono rappresentate da quelle barrette che vedete nelle varie posizioni, inserite all'interno, quindi iscritte all'interno di una serie di circonferenze. Le circonferenze, queste sì, sono una figura geometrica precisa che viene dalla radionica e servono a costituire da amplificatore per il rimedio, amplificatore per la firma energetica del rimedio, ma soprattutto era stata fatta questa operazione per consentire di usare una particolare macchina che aveva messo a punto McElroy, che è questa, la vedete lì a destra, che serviva, come vedete, sempre a caricare l'acqua in quel contenitore, e queste schede erano state miniaturizzate per essere inserite nel terminale della macchina su in alto, e quindi poi se ne sono state messe a punto. Oggi mi sembra che ce ne siano intorno a 1700, ho segnato qui, forse ce n'è qualcuna di più, perché poi con le varie esperienze dei vari radiestesisti in tutto il mondo sono state ampliate le casistiche di uso per qualsiasi scheda rispetto a quelle originarie di McElroy. Ovviamente ci sono poi macchine radioniche complicatissime di ultima generazione che diciamo, vanno ancora più avanti. Queste funzionano sul principio delle rate radioniche, che sono delle serie numeriche che vedete qui nella colonna rate, questa in inglese, hanno una certa base, sono state elaborate in base 44, 10, ce ne sono anche altre di basi, ma diciamo che sono una stringa numerica, ognuna delle quali riesce a far funzionare una certa vibrazione, quindi a produrre un certo effetto sull'organismo o diciamo sull'informazione dell'acqua che poi viene assunta dall'organismo. Badate che, per esempio, il discorso che vi facevo a proposito della potenza che usciva dal Cristo e perché derivava dal Padre, è un po' simile a quanto era, diciamo, sulle prime radio a galena. Le prime radio a galena non avevano un'alimentazione elettrica, erano un circuito molto semplice che sfruttava la potenza elettromagnetica della trasmittente. Era la trasmittente che doveva essere molto potente, perché il segnale elettromagnetico veniva poi convertito delle spire, le vedete lì in quel cilindro, attorno a quel cilindro dove c'è scritto antenna, e queste spire elettromagnetiche assorbivano questa potenza elettromagnetica dell'onda radio e la ritrasformavano in differenza di potenziale, quindi in tensione, che poteva far muovere gli altoparlanti della cuffia. Erano cuffie particolari ad altissima impedenza, ma comunque funzionavano senza un collegamento a nessuna fonte elettrica, né batteria né corrente elettrica. E quindi, caso di guarigione, no, 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 vediamo un po', volevo farvi vedere una cosa particolare che somiglia molto ai circuiti di McElroy di seconda generazione sono i Sangiovini, che voi conoscete sicuramente. Anche qui i Sangiovini sono stati messi a punto da una serie di radiestesisti su indicazione di Sai Baba, addirittura, e servono nella stessa maniera. Adesso vediamo come funzionano. Servono anche per riportare l'equilibrio in una struttura organica. Quello che vi faccio notare, che mi piace farvi notare, è che vedete che qui c'è una rappresentazione di un loto a 9 petali. Loto a 9 petali che non è comune nei vari chakra, nei 7 chakra, che sono associati a dei loti con X petali, lo sapete, ma 9 petali non c'è. Ho trovato una cosa molto carina, che è questa. Il significato esoterico del numero 9 è legato alla discesa dell'energia nella materia. E allora, se questi circuiti sono capaci di trasformare l'energia vibrazionale informazionale in acqua informata, vuol dire che hanno trasferito veramente l'energia nella materia. E questo sarebbe una bella spiegazione di come funzionano. Come funzionano?
E eccolo qua. Ci sono una serie di simboli e di essenze di guarigione sangevini che servono a caricare i rimedi. C'è un duplicatore per la produzione di questi preparati sangevini, un neutralizzatore per, diciamo così, è come una gomma da cancellare, per cancellare l'informazione che è stata associata all'acqua o a un cibo, e poi un mezzo materiale da caricare con le essenze sangevini, che può essere una qualsiasi cosa, globuli di zucchero, cenere vibuti, acqua, argilla ventilata, eccetera, eccetera. Qui qualsiasi sostanza che possa essere poi ingerita può andare bene per essere caricata con questi sangevini. E come si fa? Si fa semplicemente caricando con queste essenze, ponendo il contenitore dentro il mezzo prescelto oppure sull'alimento e poi sul simbolo di guarigione relativa alla cura per una durata minima di 15 secondi, un tempo maggiore e rilevante, e si possa diciamo, sommare vari preparati per ottenere dei composti. C'è diciamo così, un set di base di 58 combinazioni curative di base, vengono identificate con una certa sigla, e a questo punto poi si può andare avanti con tutta una serie di preparati a secondo dell'effetto che volete ottenere. Quello che è interessante è che si può arrivare fare cure a distanza con un semplice trasmettitore. Come vedete è una figura geometrica. A destra c'è il loto a 9 petali nella circonferenza vuota, dove si mette il testimone, il cosiddetto testimone perché è il nome del paziente. Poi qui lo si ferma con un fermaglio, può essere una moneta, può essere un'altra cosa, proprio per non farlo volare via. E dall'altra parte, in quella specie di sole stilizzato che vedete, si mette il rimedio, il testimone rimedio, loro lo chiamano rimedio giustamente, e questo circuito fa sì che questa energia del rimedio venga trasmessa al trasmettitore vero e proprio, e il trasmettitore vero e proprio si incarica di indirizzarlo secondo la pratica normale della radionica alla persona di cui ospita la frequenza vibrazionale. Quindi qui c'è un'informazione vibrazionale del testimone rimedio o rimedio, così chiamato, che viene trasmessa a questo trasmettitore amplificatore e che la indirizza esattamente alla persona a cui deve essere indirizzata perché ne possiede all'interno la firma energetica, cioè il nome del paziente, una fotografia, un campione biologico, quello che volete, cioè il famoso testimone soggetto, quello che si chiama testimone soggetto in radionica e anche in radiestesia. E quindi tutto questo per dire che non bisogna porsi tanto problema se è vero o non è vero, ma se poi ci risuona o non ci risuona. Se ci risuona è la cosa giusta da fare per arrivare ad ottenere un risultato. E questi sì, sono dei nostri corsi, ma qui non ci interessano. E niente, spero di essere stato abbastanza esaustivo, anche se un po' veloce. Sicuramente la materia del dottore di carta meriterebbe un approfondimento rimedio per rimedio, perché è estremamente interessante. Comunque, vedevo qui che Maurizio ha messo già un link, o ha promesso di mettere un link per il dottore di carta, quindi poi potete vedervelo e sperimentarlo da voi. Che è la cosa migliore, perché poi è solo l'esperienza personale che ci porta effettivamente a vedere se siamo in sintonia con questa cosa, con questa procedura, o con la stessa radiestesia, con la stessa radionica. Io dico sempre che chiunque può diventare un bravo radiestesista o un bravo operatore radionico, è questione sì di informazione, ma è questione soprattutto di pratica, di allenamento e di pratica. Con questo spero di aver spiegato abbastanza bene in maniera comprensibile questa materia, questa serie di rimedi, e vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.